Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar della serie Investire con Francesca Fossatelli, un webinar settimanale in cui andiamo ad analizzare le ultime news finanziarie trimestrali e tutta la ricerca per investitori professionisti. Nell'ultima settimana abbiamo visto tantissimi dati finanziari che hanno cambiato un po' il sentimento di mercato, in particolare il dato sull'inflazione che si è attestata al 4,9% e ad iniziato a rallentare. Quindi i mercati hanno festeggiato nella giornata di ieri un possibile stop ai rialzi dei tassi da parte della Fed. Ma entriamo subito nel vivo e andiamo a vedere le ultime news finanziarie. Partiamo in primis a livello cronologico con il dato dei non-farm payrolls, in cui abbiamo visto un'accelerazione del mercato del lavoro americano ad aprile. I non-farm payroll si sono attestati a 253.000 unità, sopra le attese Reuters di 180.000 unità e sopra le precedenti 165.000. Il tasso di disoccupazione, è sceso dal 3,5% al 3,4%, meglio delle stime del 3,6% e ai minimi dal 1969. I salari orari medi sono cresciuti del 4,4%, attesa al 4,2% e la precedente rilevazione era al 4,3%. Dunque un mercato del lavoro americano ancora forte, quindi non del tutto raffreddato, come si sperava che fosse proprio per vedere finalmente questo stop al rialzo dei tassi. Abbiamo visto poi la cosiddetta Senior Loan Officer Opinion Survey, fondamentalmente un'indagine sulle condizioni del credito in America da parte della Fed, dove è emerso che le banche americane hanno inasprito gli standard del credito durante quest'anno, registrando una debolezza nella domanda di prestiti di famiglie e imprese. E il risultato è molto simile a quello che abbiamo visto anche la scorsa settimana, evidenziato nella survey della BCE, quindi per quanto riguarda l'Europa. In particolare, a gennaio è cresciuta la quota di banche che ha reso più difficile ottenere prestiti dalle aziende medie e grandi, 46%, sul precedente 44,8%, e per le piccole imprese il dato sale dal 43,8% al 46,7%. Come sappiamo, quando peggiorano le condizioni del credito, in genere questo è un segnale di una potenziale recessione. Vi segnalo inoltre, per chi fosse interessato, che all'interno del canale Telegram Free Finance Pro trovate anche la dashboard dei titoli di Stato, una dashboard che vi permette in pochi secondi di analizzare i principali titoli di Stato a 10 e 2 anni, aggiungeremo anche il 5 anni, dato che ci sono pervenute alcune richieste proprio sull'ampliamento della maturity. Con questa dashboard potete analizzare i titoli di Stato per duration, coupon, rendimenti, scadenza, prezzo e andamento dei prezzi a una settimana, un mese e un anno. Questo vi permetterà anche di prendere delle decisioni di investimento più informate se volete appunto operare con titoli obbligazionari governativi. Una domanda che ci siamo fatti negli ultimi giorni è se la recessione negli Stati Uniti può davvero essere evitata. Abbiamo pubblicato un approfondimento sul sito freefinance.biz. Perché ci siamo fatti questa domanda? Perché il numero uno della Fed, Powell, ci ha detto nell'ultima riunione che ritiene che l'economia statunitense possa evitare la recessione, si possa avere effettivamente quell'atterraggio morbido a cui tutti gli investitori auspicavano, secondo lui proprio grazie alla forza del mercato del lavoro americano. In realtà, diversi analisti si sono schierati contro questa view di Powell, proprio perché se effettivamente il mercato del lavoro americano continua ad essere forte, probabilmente la Fed dovrà tenere tassi alti più a lungo per placare l'inflazione e questo porterà inevitabilmente ad una recessione. In particolare ci sono diversi ostacoli da superare per evitare la recessione. In primis una possibile incombente contrazione del credito che abbiamo visto essere già iniziata dall'ultima survey della Fed, lo stallo del tetto del debito a Washington, di cui parleremo in un video dedicato proprio sul tetto del debito e sulle eventuali conseguenze sull'economia americana.
E in più c'è un qualcosa che non tutti vedono in questo momento, che è il cosiddetto jolly climatico di El Niño. In particolare il sistema meteorologico si sta rafforzando, minaccia delle condizioni estreme in tutto il mondo, e queste condizioni estreme potrebbero interrompere le forniture di materie prime, facendo salire i prezzi e quindi mantenendo l'inflazione alta e mantenendo anche la Fed concentrata sull'inflazione. Quindi impedirebbe l'atterraggio morbido e impedirebbe alla Fed di iniziare a tagliare i tassi nel breve periodo. Quindi vi rimando all'articolo ovviamente per tutta l'analisi approfondita. Ma qual è la conclusione più probabile di tutti questi elementi che si stanno effettivamente sommando e creando delle condizioni particolarmente dure per l'economia e quindi rendono particolarmente probabile una recessione? Ci sono effettivamente tre possibili esiti: una recessione a partire da luglio, che è quello l'esito un po' più probabile anche secondo Bloomberg e secondo la maggior parte degli analisti. C'è da considerare che la recessione non è detto che sia in grado di risolvere il problema dell'inflazione. Infatti una recessione poco profonda potrebbe non essere sufficiente a riportare l'inflazione verso l'obiettivo, e in effetti se si va a vedere la storia, in media le recessioni passate hanno abbassato l'inflazione di fondo di poco e in genere con ritardi significativi. Quindi una recessione non necessariamente implicherebbe uno stop della Fed se l'inflazione continua ad essere consistente. Inoltre, un altro esito alternativo potrebbe essere la cosiddetta recessione mobile, in cui un settore dopo l'altro subisce un colpo, ma l'economia nel suo complesso non si riduce mai. Quindi una sorta di periodo di stallo dove i diversi settori vanno in recessione, ma che ci permette di evitare una vera e propria recessione negli Stati Uniti. Altro esito possibile e probabilmente molto probabile è la stagflazione, quindi un'economia in contrazione e l'inflazione ancora troppo alta. Tra le ultime news, come anticipato in apertura, sicuramente la più importante è quella dell'inflazione USA. Come dicevamo, si è attestata al 4,9% sotto le attese e al precedente 5%. La valutazione core ha rispecchiato le attese di Reuters al 5,5%. Per entrambi i dati la variazione mensile è stata dello 0,4%, si tratta dell'aumento più contenuto dall'aprile del 2021. Dopo la pubblicazione del dato, le probabilità della Fed di mantenere i tassi tra il 5 e il 5,5% nel meeting di giugno, quindi di non rialzare i tassi, sono salite all'88,1%. Quindi è molto probabile che ci sia uno stop, almeno temporaneo, al rialzo dei tassi. Ma come affrontare questo periodo di mercato? JP Morgan ha trovato una strategia che appare, secondo la banca, relativamente attraente, perché avrebbe un limitato downside in uno scenario di lieve recessione degli Stati Uniti, ma un ampio upside in caso di recessione più profonda, che si tratta del trade cosiddetto long duration. Quindi si va long overweight sull'oro, si va long sui titoli growth, in particolare le società tecnologiche, e si va short del dollaro, quindi short USD. Questa è un trade, secondo JP Morgan, che potrebbe essere interessante da applicare nelle prossime settimane, quindi nel breve periodo, e che potrebbe portare ad ottimi risultati appunto in caso di forte recessione. Notizia molto interessante che abbiamo visto su Free Finance Pro è che gli hedge fund sono short sui treasury americani, in particolare nella prima settimana di maggio, secondo i dati della Commodity Futures Trading Commission, gli hedge fund hanno aumentato le scommesse ribassiste sui treasury è la settima settimana consecutiva di aumento delle scommesse ribassiste, la più lunga dal 2017. Perché aumentano le scommesse short sui treasury USA? Perché effettivamente sembra che il mercato stia scontando un po' troppo semplicisticamente il taglio dei tassi.
Quindi effettivamente, considerando che il contesto macro rimane solido, che l'inflazione comunque non è ancora combattuta del tutto, e che effettivamente la Fed non ci ha dato segnali di taglio dei tassi immediato, molti investitori ritengono che i prezzi dei Treasury USA siano un po' troppo alti per quello che è il contesto attuale. Ci sono tantissimi analisti e tantissime banche di investimento che sono invece contrarie alla view degli hedge fund di andare short sui treasury e che pensano che i titoli a reddito fisso siano l'investimento più sicuro in un momento in cui gli Stati Uniti si avviano verso una recessione. Ovviamente una possibilità è che queste posizioni short sui future dei treasury potrebbero in realtà essere una parte dell'operazione, quindi da un lato si va long sui treasury e dall'altro si vendono i future, e queste sono le cosiddette basis trades che permettono agli investitori, in particolare gli hedge fund, di trarre profitto da eventuali differenze di prezzo tra i due strumenti. Quindi potrebbero essere posizioni nette, corte, oppure potrebbero essere basis trades. Andiamo quindi ad analizzare una ricerca di Barclays che ci dà un po' una view di mercato, secondo me interessante, anche per capire dove siamo e dove potremmo andare. In particolare la vediamo appunto con quattro domande e quattro risposte. In primis, la domanda che si fa Barclays è: quale sarà il probabile punto di svolta per far salire o scendere il mercato? Abbiamo visto i mercati in questo periodo che sono difficili da leggere, molto complessi, da prevedere, e quindi una domanda che ci facciamo, e sicuramente anche noi, è: che cosa può smuovere questi mercati a rialzo o a ribasso? Secondo Barclays, ci sono tre incognite in grado di far salire o scendere il mercato. In primis, qualcosa che si rompe, cioè un cosiddetto evento di coda. Tuttavia, Barclays ci dice che in questo caso sia il posizionamento degli investitori con una scarsa liquidità sull'equity e comunque una forte reattività dei policy maker rendono improbabile che un evento di coda, in assenza di una vera crisi di liquidità, possa far deragliare i valori azionari e crollare, il mercato. Secondo punto è il ciclo delle revisioni negative degli utili che raggiunge il bottom. Gli utili al ribasso sono infatti un catalizzatore ragionevole per far salire il mercato, ma Barclays non pensa che siamo ancora al punto di bottom, di revisione appunto degli utili, visto che c'è un deterioramento del quadro macroeconomico. Tra l'altro, Barclays ritiene che negli ultimi anni il mercato tende ad essere molto più veloce rispetto al passato, quindi qualsiasi ostacolo, sia esso un evento di coda o il bottom, oppure diciamo un deterioramento del quadro macro, sarebbe probabilmente superato in tempi record, considerando anche la recessione nel campo degli utili. Terzo elemento, la linea di azione della Fed. E su questo la domanda che si fa Barclays è: quando è probabile che la Fed inizi a tagliare e come reagiranno i mercati azionari? Secondo Barclays, i tassi e le azioni stanno valutando dei risultati divergenti per quanto riguarda la politica della Fed nel secondo semestre del 2023. Secondo Barclays, sono infatti le azioni che prezzano bene e non le obbligazioni che stanno prezzando bene la politica monetaria futura. Infatti, secondo Barclays, il pricing attuale delle obbligazioni che vedono una Fed che inizia a tagliare già nel secondo semestre e accelera i tagli nel 2024 sarebbe una risposta a una recessione piuttosto grave, che comunque non è di buon auspicio per le azioni, così come eventualmente anche per le obbligazioni. Quindi ritiene più probabile che i tassi debbano essere più alti più a lungo e quindi che è improbabile che la Fed inizi a tagliare già da quest'anno. Quindi si chiede Barclays: dato che effettivamente non abbiamo raggiunto il bottom degli utili, dato che effettivamente il quadro macro potrebbe essere in peggioramento, dato che la Fed non taglierà subito i tassi, perché le azioni, in particolare alcuni settori come il settore tech, sono in rally?
Secondo Barclays, gli investitori sono stati eccessivamente desiderosi di catturare il bottom delle revisioni degli utili. Le mega cap ovviamente hanno guidato i guadagni azionari attraverso gli utili del primo trimestre. C'è ovviamente una chiara domanda per i settori che potrebbero essere più vicini al bottom degli utili rispetto agli altri. Per questo effettivamente i titoli tech tendono ad essere più interessanti per gli investitori e probabilmente lo sono giustamente proprio perché sono più vicini al bottom degli utili. Domanda super interessante è perché la volatilità azionaria è così bassa. Quindi effettivamente in questi giorni di dati macro che si susseguono, che cambiano il sentiment di mercato, comunque la volatilità non si è mossa granché. Quindi, secondo Barclays, la risposta la dobbiamo trovare in tre fattori. In primis, gli utili che sono stati deludenti, il consensus che ha fatto un lavoro migliore del solito nella stima dei dati macro, quindi effettivamente le sorprese, diciamo, positive sono state un po' più alte rispetto alle sorprese negative. La correlazione inoltre è bassa. Questo è un elemento abbastanza rilevante perché Barclays ci dice che effettivamente quest'anno la correlazione tra i diversi asset si è ridotta rispetto allo scorso anno e questo permette effettivamente alla volatilità di essere meno forte. Tuttavia, secondo Barclays, la bassa volatilità non è un segno che siamo effettivamente fuori dai guai, perché la view macro rimane comunque in discussione e secondo Barclays potremo vedere nei prossimi mesi e nelle prossime settimane un rialzo della volatilità. Inoltre, secondo Barclays, comprare nel momento in cui inizia la pausa dei rialzi Fed, se storicamente è un segnale positivo per gli acquisti, potrebbe non essere la strategia migliore in un anno come questo. Infatti, se andiamo a vedere storicamente quando c'è un'alta inflazione e la Fed fa una pausa dai rialzi dei tassi, non è detto che poi effettivamente il mercato salga. Quindi comprare perché c'è uno stop al rialzo dei tassi non necessariamente è una strategia vincente. In effetti questo è confermato anche dalla survey che JP Morgan ha fatto agli investitori, perché solo il 27% degli investitori, ed è una percentuale in ribasso, ha intenzione di aumentare l'esposizione azionaria nei prossimi mesi. Inoltre il 34% degli investitori, e questa è una percentuale in rialzo, ha intenzione di ridurre la duration del proprio portafoglio obbligazionario. E il 73% degli investitori ha una view rialzista sulla volatilità dell'S&P 500, solo il 27% ha una view ribassista. Questo a conferma di quello che ci ha detto Barclays nella precedente ricerca. Andiamo a vedere una domanda che ho ricevuto via mail su info@freefinance.biz da un investitore che riguarda proprio questo tema. Infatti l'investitore dice: ho letto che c'è il fratello del VIX più efficace che usano gli istituzionali, che sarebbe il VIX One Day, se puoi al webinar ci puoi dare la tua opinione in merito. Innanzitutto sono entrambi indici di volatilità e misurano le aspettative del mercato sulla volatilità futura. Il VIX, anche noto come il CBOE, cioè il Chicago Board Option Exchange Volatility Index, è una misura della volatilità attesa a 30 giorni del mercato azionario statunitense ed è una misura che si ricava dai prezzi delle opzioni sull'indice S&P 500. È chiamato anche indice della paura perché tende a salire nei periodi di maggiore incertezza del mercato e a scendere quando gli investitori si sentono più sicuri. Come dicevamo, è calcolato dal Chicago Board Options Exchange, CBOE, utilizzando la media ponderata dei prezzi delle opzioni con diversi prezzi di esercizio e date di scadenza. Il VIX One Day invece è l'indice un po' meno seguito, che misura la volatilità attesa a un giorno del mercato azionario statunitense, calcolato sempre come media ponderata dei prezzi delle opzioni con diversi prezzi di esercizio, quindi diversi strike e diverse date di scadenza, sempre sull'S&P 500. La differenza reale tra i due indici è l'orizzonte temporale, quindi mentre il VIX rappresenta l'aspettativa di volatilità del mercato nei 30 giorni successivi, il VIX One Day rappresenta l'aspettativa di volatilità nel giorno di negoziazione successivo.
Nell'immagine tratta dalla ricerca di Barclays vediamo un caso di utilizzo di entrambi questi indici, in particolare utilizzandoli insieme e vedendo la differenza tra la discesa dell'indice VIX a un giorno contro la discesa dell'indice VIX standard, quindi a 30 giorni. Questa differenza in questo caso suggerisce che la tenuta del mercato effettivamente potrebbe nei prossimi giorni essere sempre meno forte, quindi potremmo avere diciamo una discesa dei mercati. Il VIX infatti viene utilizzato anche per predire quello che potrebbe succedere in futuro sui mercati finanziari, in particolare sull'S&P 500. Andiamo a vedere una ricerca molto interessante di Goldman Sachs sul settore bancario americano. In particolare Goldman Sachs individua quattro potenziali trend a lungo termine su questo settore. Sicuramente in primis, considerando anche i recenti fallimenti bancari delle banche regionali, un aumento dei requisiti patrimoniali e di finanziamento. In secondo luogo, una continua pressione sui costi di finanziamento, perché circa il 30% della raccolta nel sistema bancario è ancora non fruttifera e circa il 50% dei depositi non è assicurato. Terzo punto, valutazioni migliori per le grandi banche, che sono ovviamente sempre più distanti dalle valutazioni delle banche regionali, ci sarà sempre uno spread maggiore, dato che ovviamente il mercato continua a premiare le istituzioni diversificate e ad attribuire una maggiore probabilità alle grandi banche di fare offerte nelle transazioni sponsorizzate dalla FDIC, dopo in particolare l'acquisizione di First Republic da parte di JP Morgan. Inoltre, sempre su questo punto e legato a questo punto, un maggiore consolidamento bancario, in quanto ovviamente il mercato continua a mettere in dubbio la sostenibilità dei modelli di business nel nuovo contesto normativo e con costi di finanziamento più elevati. Se analizziamo la crisi bancaria in corso, ovviamente abbiamo tre cause principali. In primis l'interruzione del rapporto tra crescita dei depositi e crescita dei prestiti, perché in risposta al quantitative easing della Federal Reserve c'è stato uno stimolo alla crescita dei prestiti più rapida rispetto alla crescita dei depositi. E ovviamente questo ha indotto le banche ad acquistare titoli che ora non rendono più a causa dell'aumento dei tassi di interesse, causando significative perdite non realizzate. Le perdite poi sono state realizzate ovviamente quando poi c'è stata la corsa ai depositi. Nell'era dei social media inoltre si sono verificati dei flussi di depositi in alcuni istituti più rapidi e più consistenti rispetto a qualsiasi precedente situazione di stress bancario. La maggior parte delle banche tuttavia ha subito uno stress minimo sui depositi e i deflussi comunque in questo periodo sono notevolmente diminuiti. Una domanda che si è fatta Goldman è: se gli stress test avessero tenuto conto della possibilità dell'aumento dei tassi di interesse, si sarebbe potuta evitare questa situazione? Probabilmente no, questa è la risposta che diciamo si è data Goldman, proprio perché effettivamente è una situazione un po' senza precedenti e probabilmente non avrebbe potuto evitare la crisi del settore bancario americano, in particolare quella delle banche regionali. A partire dal primo trimestre del 2023 le banche stanno registrando dei risultati contrastanti, le grandi banche hanno registrato modesti deflussi di depositi, con l'eccezione di JP Morgan che ha registrato una leggera crescita dei depositi a fine del trimestre, i costi dei depositi sono in aumento ma meno del previsto, la crescita dei prestiti invece è in linea con le aspettative e si prevede ovviamente un indebolimento nel corso dell'anno. Il credito è un problema anche se la maggior parte delle banche indica che le proprie riserve sono solide. I rendimenti del capitale stanno rallentando sia a causa dell'incertezza sulle prospettive economiche ma soprattutto sulla base delle possibili riforme normative che potrebbero aumentare i requisiti patrimoniali. Se andiamo ad analizzare le principali banche di investimento americane e banche commerciali americane, vediamo come Bank of America ha avuto un aumento di spese con carte di credito e debito del 6% su base annua e dei pagamenti dei conti dei clienti aumentati del 9% anno su anno a marzo. Ovviamente si prevede una modesta crescita dei prestiti trainata dal settore delle carte di credito e la parte commerciale, non si vede molta domanda di prestiti ovviamente sull'acquisto delle case, quindi mutui, a causa del rialzo dei tassi da parte della Fed.
JP Morgan ha visto una spesa di carte di credito e debito in aumento del 10% rispetto all'anno precedente, prestiti medi in aumento del 6% su base annua, ma comunque in calo rispetto al trimestre precedente. Wells Fargo invece ha visto una spesa con carte di debito in aumento del 2% nel primo trimestre e quella con carte di credito invece del 16%. Ovviamente si vede una crescita più nella parte commerciale che inizia a essere sempre più forte in Wells Fargo e il tasso di crescita complessivo comunque si è ridotto negli ultimi tre trimestri e si prevede un tasso di crescita ma solo la cifra per quest'anno. Andiamo quindi a vedere una ricerca di Morgan Stanley che analizza i comportamenti e le preoccupazioni anche dei consumatori americani, che può essere rilevante sia per valutare su quali settori investire, ma anche per capire quale potrebbe essere l'impatto ovviamente della crisi bancaria sui portafogli dei consumatori. La maggiore preoccupazione degli americani è l'inflazione, questo per il 62% dei consumatori, leggermente in discesa dal massimo al 67% nell'estate del 2022. Segue come livello di preoccupazione il clima politico, 39%, il 25% ha espresso la preoccupazione di non riuscire a ripagare i debiti, il 16% di perdere il lavoro. In realtà è una percentuale molto bassa perché in media nel 2020 questa preoccupazione ricopriva il 30% degli intervistati. L'inflazione e l'impossibilità di ripagare i debiti ovviamente sono preoccupazioni soprattutto per le persone con stipendi più bassi, mentre i ceti più abbienti sono preoccupati ovviamente per i loro investimenti, per il clima politico e per i conflitti geopolitici. Come abbiamo visto nei precedenti webinar, i risparmi delle famiglie americane sono abbastanza stabili quest'anno. Il 26% dei consumatori non ha risparmi, il 34% ha fino 3 mesi di risparmio, quindi 3 mesi o inferiore, il 25% ha tra i 4 e i 12 mesi di risparmio, il 14% ha più di un anno di risparmi. In media i risparmi sono di 4,7 mesi, per i consumatori più abbienti in media il risparmio è di 8 mesi, quelli con reddito medio hanno in media un tasso di risparmio di 5-6 mesi, e quelli con reddito basso hanno circa 3 mesi di risparmio. I consumatori sono quindi restii ad affrontare grandi spese come acquistare una macchina o una casa. Infatti del 16% dei consumatori che stavano valutando l'acquisto di una casa, la maggior parte, il 65%, ha cancellato o rimandato l'acquisto. Qui ovviamente hanno a che fare gli altissimi tassi Fed che impediscono ovviamente alla maggior parte delle persone di valutare un mutuo a tassi così elevati. Il 59% dei consumatori pianifica quindi di tagliare le spese nei prossimi 6 mesi a causa dell'inflazione, il 21% non ha intenzione di tagliare le spese, i consumatori più abbienti ovviamente sono più resilienti, il 20% non ne è sicuro. Del 40% di consumatori che non ha intenzione di tagliare le spese, il 54% dice di avere un reddito sufficiente per combattere l'inflazione. Il 19% userà il denaro per aumentare i suoi risparmi e il 20% pensa di spenderlo per ripagare i debiti che ha sulla propria carta di credito. Quindi i risparmi non sono tanti, ci sono debiti sulla carta di credito, effettivamente si vogliono tagliare le spese più grandi, ma si vogliono tagliare anche le spese un pochino più piccole. Infatti il 76% dei consumatori pianifica di tagliare le spese per i ristoranti e il 61% per il food delivery. Tra gli altri principali tagli di spese troviamo vestiti e scarpe, intrattenimento live e vacanze. Proprio sul tema delle vacanze e dei viaggi, il 57% dei consumatori sta pianificando un viaggio nei prossimi 6 mesi, in linea con la percentuale dello scorso anno, leggermente inferiore rispetto al 2021, e la principale causa di viaggio è proprio rientrare a casa dalla propria famiglia. Per quanto riguarda la spesa per i viaggi, i consumatori sono molto più attenti a ricercare le offerte, un terzo dei rispondenti si aspetta di spendere meno per i viaggi, il 23% si aspetta di spendere di più, il 43% non vuole modificare il budget. Ovviamente i consumatori più abbienti sono anche quelli disposti a spendere di più rispetto allo scorso anno, più 12% rispetto allo scorso anno. Come tutte le settimane andiamo quindi ad analizzare i flussi degli investitori dalla ricerca di Bank of America. Un dato interessante che emerge è che sicuramente questo è l'anno in cui l'attivo batte il passivo.
la scorsa settimana, durante la quale l'S&P 500 ha registrato un meno 0,8%, gli investitori hanno acquistato azioni statunitensi più 2,2 miliardi di dollari per la terza settimana, hanno acquistato singoli titoli e venduto ETF. Nell'ultimo anno i singoli titoli hanno registrato un afflusso cumulativo di 25 miliardi di dollari, mentre gli ETF hanno registrato un deflusso cumulativo di 9 miliardi di dollari. Si tratta del divario più ampio nella storia dei dati di Bank of America dalla grande crisi finanziaria. Nell'ultima settimana le società sono state le uniche acquirenti, infatti se andiamo a vedere i corporate sono gli unici flussi positivi, hedge fund, retail e istituzionali invece sono stati tutti venditori. Chi ha guidato le vendite sono stati i clienti retail. Gli hedge fund hanno venduto azioni per la prima volta nelle ultime 4 settimane. I deflussi arrivano dalla maggior parte dei settori. I settori che hanno visto i maggiori deflussi in realtà sono i consumer oriented, sono continuati gli afflussi sul settore tech e solo i settori tech, healthcare e industrial hanno registrato afflussi. Il settore tecnologico è quello che ha registrato i maggiori afflussi cumulativi nell'ultimo anno, il settore industriale è quello che ha registrato i maggiori deflussi nell'ultimo anno e per la prima volta nelle ultime 5 settimane abbiamo visto invece degli inflow. Cosa interessante da notare è che gli istituzionali continuano a comprare tech, continuano a comprare healthcare, in questo caso hanno iniziato a comprare industriali e hanno iniziato invece a vendere il consumer discretionary, l'energia e continuano a vendere i titoli finanziari. Non necessariamente vendere titoli energetici potrebbe essere una buona strategia quest'anno, perché in alcune ricerche emerge come effettivamente il petrolio potrebbe ricominciare la sua salita e nei prossimi mesi potrebbero essere molto interessanti anche le azioni legate al settore energy. Quindi oggi vediamo dei deflussi, ma è possibile che nelle prossime settimane inizieremo a vedere degli afflussi. Andiamo ad analizzare ora alcune azioni che hanno visto degli aggiornamenti lato ricerca o che hanno pubblicato le trimestrali nell'ultima settimana. Partiamo da una trimestrale molto attesa, almeno per me, di una delle stock growth per eccellenza, Beyond Meat. Abbiamo visto una trimestrale effettivamente buona, il fatturato netto è stato di 92,2 milioni di dollari, in calo del 15,7% rispetto all'anno precedente. Il calo dei ricavi è dovuto sia da un lato alla diminuzione dei ricavi netti per libra, dato anche dalla scontistica applicata per gli acquirenti, sia dal volume dei prodotti venduti, meno 7,3%, in questo caso a causa della continua debolezza della domanda nella categoria delle carni vegetali. Il canale retail statunitense ha registrato un calo del 35,3% dei ricavi rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi netti del canale food service internazionale sono aumentati del 99,8%. Se il fatturato è sceso, dall'altro lato l'utile lordo è stato di 6,2 milioni di dollari, un miglioramento significativo rispetto agli 0,2 milioni dell'anno precedente, con un margine lordo del 6,7% rispetto allo 0,2% dell'anno precedente. Il miglioramento dell'utile lordo e del margine lordo è stato determinato dalla riduzione dei costi di produzione e di logistica e dai minori costi dei materiali per libra. La perdita netta è stata di 59 milioni di dollari, 0,92 dollari per azione, il miglioramento rispetto alla perdita di 100,5 milioni di dollari dell'anno precedente, 1,58 dollari per azione. La perdita dell'EBITDA rettificato è stata di 45,8 milioni di dollari, un meno 49,6% dei ricavi netti, rispetto a una perdita di 78,9 milioni di dollari, cioè un meno 72,1% dei ricavi netti su base annua. Quindi effettivamente una perdita, in particolare l'EBITDA rettificato, nettamente migliore. La riduzione della perdita operativa è stata determinata principalmente dall'aumento del profitto lordo, dalla riduzione delle spese di marketing e delle spese del personale che è stato tagliato massicciamente negli ultimi mesi, dalla riduzione delle spese per le prove di produzione e dalla riduzione dei costi di trasporto.
Inoltre c'è stata la rivalutazione della vita utile di alcune grandi attrezzature di produzione e della ricerca e sviluppo. Beyond praticamente ha deciso di aumentare la vita utile stimata di alcune attrezzature da un intervallo di 5-10 anni a un intervallo uniforme di 10 anni. E questa modifica delle stime contabili ha ridotto le spese di ammortamento nel primo trimestre del 2023 di circa 5,1 milioni di dollari, cioè 5,5% del margine lordo. La liquidità è pari a 273,6 milioni di dollari, mentre il debito totale in essere è di 1,1 miliardi di dollari. Per il 2023 l'azienda prevede un fatturato netto compreso tra i 375 e i 415 milioni di dollari, con una diminuzione di circa il 10 fino all'1% rispetto al 2022. Le spese operative dovrebbero aggirarsi intorno ai 250 milioni di dollari, le spese in conto capitale sono previste tra i 30 e i 35 milioni di dollari. Ethan Brown, il CEO di Beyond Meat, ha detto che alla fine dello scorso anno hanno definito una strategia per portare Beyond Meat a operazioni positive per il flusso di cassa e una crescita sostenibile di lungo termine. L'utilizzo della liquidità e la perdita netta sono migliorati su base sequenziale e su base annua, il margine lordo è aumentato su base sequenziale e su base annua e hanno realizzato dei ricavi netti in linea con le previsioni. L'azienda punta e conferma che punta a raggiungere il flusso di cassa positivo entro la seconda metà del 2023. L'azione inizialmente ha reagito molto positivamente con un più 14 circa dalla chiusura di ieri per poi arrivare a circa un meno 2% in after hours, un po' come era successo ad Amazon. Andiamo quindi a vedere i migliori certificati di investimento su Beyond Meat. Io qui ho preso tutti i certificati di investimento che hanno Worst Off e Beyond Meat quotati sul mercato italiano e li ho ordinati per barriera. In particolare ho eliminato le barriere un pochino più distanti, quindi ho tenuto una barriera capitale fino a circa i 19 dollari. Beyond Meat più o meno è intorno ai 12 dollari, quindi effettivamente anche abbastanza ampia anche per chi ha una view rialzista. Ho messo in grigio i certificati che erano diciamo che avevano un rendimento poco interessante, quindi per esempio diciamo alcuni magari su single stock Beyond Meat dove ci sono magari dei basket con tutti i sottostanti ampiamente sopra strike, piuttosto magari potrebbe aver senso comprare il basket piuttosto che il single stock e così via. Quindi ho tenuto solo quelli più competitivi del mercato. Ne andiamo a vedere tre da vicino, in particolare il primo è quello anche con barriera più bassa su Beyond Meat, si tratta del K37, un certificato che ho anche in portafoglio all'interno del portafoglio più aggressivo Cavalcare la volatilità. Questo è un certificato che ha una barriera premio all'1%, quindi quasi come se fosse un fixed cash collect, barriera capitale al 40% e in più ha l'airbag con barriera al 50%. Quindi effettivamente anche nel caso in cui dovesse essere violata la barriera, la performance sarà calcolata dal 50% del valore di strike. Qui in questo caso la barriera effettivamente è molto bassa per Beyond Meat. Questo è un certificato che io ho acquistato a febbraio. Il bello di questo certificato è che effettivamente il rendimento è molto alto, si tratta di un 2,7% al mese, quindi semplicemente con 3 mesi di premi io ho guadagnato un 8,1% di premio, il profit mark to market del 6,7% in circa 3 mesi. Quindi comunque un certificato abbastanza interessante perché ha un buon connubio rischio-rendimento, premio elevato, ma effettivamente barriera molto molto bassa su Beyond Meat, con airbag e barriera premio all'1%, quindi effettivamente i premi sono praticamente scontati. Inoltre la scadenza è relativamente vicina, il che è un vantaggio perché c'è poco tempo per Beyond per scendere sotto barriera. Se consideriamo inoltre che nella seconda metà dell'anno Beyond punta ad avere un flusso di cassa positivo, in questo caso ovviamente ci potremmo aspettare magari un rialzo nella seconda parte dell'anno e qui la scadenza è appunto a febbraio del 2024, quindi effettivamente dovremmo riuscire a vedere gli effetti anche di una Beyond Meat un pochino più forte nell'ultima parte di quest'anno o nella prima parte del prossimo anno. Inoltre un 2,7 al mese, quindi un 32,4 annuo,
è un rendimento effettivamente molto elevato per una struttura di questo tipo e può essere utile utilizzare questo tipo di certificato anche con la tecnica dell'affiancamento. Se non conoscete questa tipologia di tecnica, la trovate anche all'interno del canale YouTube spiegata proprio in un mini video. Altrettanto interessante, secondo me, questo ex maxi coupon che ha pagato un maxi coupon del 40%, costruito su Beyond Meat, Uber e Palantir, è un certificato che ha una barriera premio e capitale al 50%, il premio è irrisorio, 0,1% al mese. La cosa interessante è che però la scadenza è abbastanza vicina, agosto del 2024, quindi agosto del prossimo anno. Se Beyond non viola la barriera dell'8,6 dollari, il certificato ci restituisce a scadenza 101,6 euro, si acquista a 56,8 euro, quindi ci permetterebbe di ottenere un rendimento del 79% in 16 mesi, 60% annualizzato. Se Beyond dovesse recuperare, va in autocall a 100,4 euro per un rendimento in circa 4 mesi del 76%, 228% annualizzato. Quindi anche in questo caso un certificato interessante. Beyond in questo caso è accompagnata da Uber e Palantir, che però sono già entrambe ben sopra la pari. Palantir, poi, come vedremo tra poco, potrebbe essere una di quelle azioni che nei prossimi giorni continua a salire anche in maniera molto forte. Ultimo certificato è una vecchia conoscenza, è appunto il certificato che ho selezionato per il mio switch su Beyond Meat. È un ex maxi coupon che ha una scadenza più lontana, in questo caso dicembre del 2025. Ma se Beyond ritorna sopra barriera, adesso leggermente sotto barriera di circa un 4%, quindi se ritorna sopra i 13,36 dollari, in particolare entro scadenza il 15 dicembre del 2025, ma anche nella prossima valutazione il 13 giugno, il certificato ci paga dei premi semestrali del 17,5% a semestre, 35% annuo, e rimborsa il valore nominale a scadenza. Si acquista 468 euro, restituirebbe a scadenza 2050 euro per un rendimento del 338% in circa 31 mesi, 130% annualizzato, quindi anche questo sicuramente è un certificato molto interessante. In questo caso ovviamente bisogna considerare il rischio emittente più elevato rispetto appunto ai primi certificati che abbiamo visto di Fontobel, perché qui l'emittente è Smart ETN. Altra azione interessante da analizzare è Berkshire Hathaway, in particolare nell'assemblea annuale Buffett ci ha dato alcune informazioni interessanti. In primis ha ribadito la fiducia nel suo successore Abel, che ricopre la carica di vicepresidente per le operazioni non assicurative e che Buffett ritiene appunto che lui abbia in materia di allocazione del capitale conoscenze e competenze pari alle sue e che quindi sia un ottimo successore per la società. Buffett ci ha detto che non intende perseguire il pieno controllo di Occidental Petroleum, nonostante abbia trascorso mesi ad aumentare le sue partecipazioni e nonostante abbia ricevuto l'approvazione dai regolatori di acquistare fino al 50% della società. Non ha escluso di acquistare altre azioni della società, al momento possiede il 23,6%. In merito alle turbolenze bancarie, Buffett ha criticato i dirigenti delle banche fallite e ha chiesto che siano ritenuti responsabili dei loro errori. In merito alla First Republic, secondo Buffett, l'offerta di mutui non garantiti dal governo a tassi fissi, che erano di interessi per soli 10 anni, sicuramente questa era una proposta folle. Dice: lo hanno fatto sotto gli occhi di tutti e il mondo lo ha ignorato finché non è esploso. Inoltre Buffett si è anche espresso dicendo che sarebbe stata una catastrofe per gli Stati Uniti se il governo non si fosse mosso per garantire tutti i depositi della Silicon Valley Bank che non erano coperti dal threshold di 250.000 dollari della FDIC. Quindi su questo ovviamente concordano la maggior parte degli analisti. Senza quest'ulteriore aiuto da parte della FDIC, probabilmente la crisi bancaria sarebbe stata molto più forte e molto più devastante per gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la crisi del tetto del debito statunitense, Buffett ha espresso la convinzione che il governo degli Stati Uniti non farà default sul proprio debito. Questo creerebbe turbolenze finanziarie senza precedenti ed è un'opzione che non ha preso neanche in considerazione.
Sebbene la società abbia registrato un guadagno operativo di quasi il 13% nel primo trimestre, comunque Buffett prevede che gli utili della maggior parte delle attività diminuiranno quest'anno a causa di fattori economici come l'inflazione e l'aumento dei tassi, ma prevede un miglioramento degli utili delle attività di sottoscrizione assicurativa e in effetti dalla maggior parte delle ricerche emerge che proprio il settore assicurativo potrebbe essere uno dei più interessanti nei prossimi mesi e quindi anche interessante investirvi nel breve periodo. Andiamo quindi a vedere una trimestrale che io personalmente aspettavo da tanto tempo, la trimestrale di Palantir. In particolare aspettavo questo tipo di trimestrale, cioè una trimestrale dove Palantir batte sia le stime sui ricavi che le stime sugli EPS, sia le stime sull'EBIT. Dove mostra una crescita importante sia sui ricavi del segmento commerciale più 15% anno su anno, governativo più 18% anno su anno, con una crescita dei clienti del 41% anno su anno e effettivamente dove ci inizia a parlare anche dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'azienda prevede di guadagnare ogni trimestre nel 2023, segnando il suo primo anno di profitto in assoluto, quindi comunque è un bellissimo anno che aspetta Palantir ed è un anno che tutti noi che crediamo in Palantir abbiamo aspettato per un po' di tempo. La DD Palantir ha detto che l'arrivo dei modelli linguistici di grandi dimensioni trasformerà il software aziendale. E la struttura costruita dall'azienda servirà per sfruttare in modo significativo queste nuove tecnologie nel contesto dei dataset privati. E ha comunicato che c'è una domanda per la nuova piattaforma di intelligenza artificiale senza precedenti. Da circa $7,7 Palantir è ora vicino ai $10 e speriamo che li riesca anche a superare. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, probabilmente Palantir è una delle azioni più interessanti in questo periodo. Perché? Perché sicuramente parte, tra virgolette, già bassa, anche rispetto ai prezzi che aveva fino a qualche anno fa. E inoltre è in un segmento abbastanza interessante a livello di sviluppo e dove potrebbero esserci dei forti investimenti e dei clienti comunque ben capitalizzati. Perché? Perché innanzitutto ovviamente la strategia del CEO dell'azienda nel campo dell'intelligenza artificiale è quella di prendersi l'intero mercato. L'azienda prevede di iniziare a distribuire la prima versione di AIP, Artificial Intelligence Platform, a clienti selezionati già nelle prossime settimane. Il prodotto può essere utilizzato sia in ambito commerciale, come ad esempio per riprendersi da uno shock della catena di approvvigionamento, sia in campo militare, dove offrirebbe delle strategie per affrontare le minacce. Al momento l'azienda non ha alcuna strategia di prezzo per i suoi prodotti di intelligenza artificiale, ha spiegato che otterranno centinaia di clienti e fisseranno i prezzi man mano. Il punto centrale della proposta di Palantir è che la società è ben posizionata per gestire strumenti di intelligenza artificiale estremamente sensibili, proprio perché i maggiori clienti dell'azienda sono il governo americano e i governi di altri paesi alleati. In una lettera degli azionisti, il CEO ha invitato alla cautela sull'uso dell'intelligenza artificiale, ritenendo che la macchina deve rimanere subordinata al suo creatore e gli strumenti di intelligenza artificiale di Palantir non faranno nulla senza la supervisione umana. Questa dichiarazione ha un senso perché effettivamente Palantir può utilizzare l'intelligenza artificiale anche in contesti militari. Alcuni ritengono che la tecnologia ovviamente debba essere tenuta lontana dalle forze armate e potrebbe effettivamente alimentare nuovi tipi di arma di distruzione di massa. Tuttavia la minaccia è che qualcun altro potrebbe effettivamente approfittarne lasciando scoperto gli Stati Uniti e i paesi alleati. Durante la conferenza stampa il CEO ha descritto la tecnologia di Palantir come la maggior parte delle persone descriverebbe qualsiasi arma potente, cioè un deterrente. Questa dichiarazione ha un senso perché effettivamente Palantir può utilizzare l'intelligenza artificiale anche in contesti militari. Alcuni ritengono che la tecnologia ovviamente debba essere tenuta lontana dalle forze armate e potrebbe effettivamente alimentare nuovi tipi di arma di distruzione di massa. Tuttavia la minaccia è che qualcun altro potrebbe effettivamente approfittarne lasciando scoperto gli Stati Uniti e i paesi alleati.
Durante la conferenza stampa, il CEO ha descritto la tecnologia di Palantir come la maggior parte delle persone descriverebbe qualsiasi arma potente, cioè un deterrente. Quindi vuole creare un software che sia talmente dominante da far tremare gli avversari e farli scappare, ovviamente non in grado di attaccare noi o i nostri alleati. Quindi comunque questa è una nuova applicazione dell'intelligenza artificiale che potrebbe essere molto costosa e potrebbe portare molti profitti a Palantir nel medio-lungo periodo. Ed è per questo che Palantir continua a salire negli ultimi giorni. Dalle growth alle value, passiamo all'analisi di Apple da parte di Morgan Stanley, che va ad analizzare l'ultima trimestrale, in particolare alcuni elementi che magari ci potrebbero essere sfuggiti. In particolare, Morgan Stanley si concentra su i componenti e nota che negli ultimi trimestri, effettivamente negli ultimi 2 trimestri Apple ha raddoppiato le scorte di componenti. Perché? Perché utilizza strategicamente il proprio bilancio per acquistare i componenti a prezzi vantaggiosi. Il CFO Luca Maestri, infatti, ha notato che c'è stato un calo nei prezzi dei componenti nel trimestre di marzo, ci si aspetta un altro calo anche nel prossimo trimestre. Questo aiuta Apple a ovviamente sostenere il miglioramento dei margini lordi sia nella seconda metà dell'anno che ovviamente nell'anno fiscale del 2024. Anche l'abbassamento delle spese generali, amministrative e di vendita continua a rappresentare un vantaggio per i margini lordi. In particolare, queste spese in percentuale sul fatturato di Apple continuano ad essere inferiori rispetto ai livelli storici. Ciò ovviamente contribuisce all'impressionante performance dei margini lordi di Apple, che ha registrato un margine lordo del 44,3% nel trimestre di marzo, il più alto negli ultimi 10 anni, nonostante i venti contrari provenienti dall'andamento del tasso di cambio. Inoltre, Apple prevede margini lordi del 44-44,5% nel prossimo trimestre. Morgan Stanley ritiene che Apple possa raggiungere il 46,5% di margini lordi nel primo semestre del 2023, prima che i margini poi vadano a normalizzarsi nell'intervallo tra 44,5% e 45%, grazie 1 all'attenuarsi dei venti contrari del tasso di cambio, 2 il cambiamento positivo nel mix di segmenti e di prezzi, i venti contrari nei costi delle materie prime, il miglioramento dei costi logistici e i continui sforzi di Apple nel produrre in-house tecnologie chiave come processori, sensori, display, batterie e fotocamere. Su quest'ultimo punto, le spese di ricerca e sviluppo di Apple hanno raggiunto un livello quasi record del 7,9% del fatturato rispetto alla media storica del 5,5% del trimestre di marzo, ma questa è una cosa positiva perché significa che Apple sta cercando di produrre in-house i componenti più importanti e non esternalizzarli. Se andiamo ad analizzare i 3 principali fattori di crescita del fatturato netto dei servizi nell'ultimo trimestre, troviamo che questi sono stati i servizi cloud, la musica e la pubblicità. È solo la seconda volta negli ultimi anni che l'App Store, non figura tra i principali fattori di crescita dei servizi. È importante notare che queste informazioni confermano che rimane in difficoltà, almeno nel breve periodo, questo segmento. Infatti, secondo Morgan Stanley, i ricavi sono diminuiti dell'1,5% su base annua nel trimestre di marzo, per questo segmento. Tuttavia, secondo le stime di Morgan Stanley, in effetti si è avuto una crescita più rapida negli ultimi 12 mesi e un aumento del 2,5% su base trimestrale. Infatti, nonostante ci si aspettasse un calo del 2% su base annua, secondo Morgan Stanley queste sono previsioni troppo negative e potremmo vedere in effetti una crescita nel prossimo trimestre. Quindi Morgan Stanley ribadisce il buy con target price in questo caso a 185 dollari, il consensus effettivamente di mercato per Apple ha un overweight. Dato che anch'io personalmente sono molto positiva su Apple, il mio ultimo acquisto in effetti contiene Apple e altre 2 stock value che potrebbero performare bene in una fase recessiva. In questo caso è un Memory Cash Collect su Louis Vuitton, Barrick Gold ed Apple, che si acquista circa 100 euro con un premio mensile dello 0,88 al mese, 10,56 annualizzato, barriera premio capitale al 55%, scadenza gennaio 2025, autocall possibile fin da luglio del 2023,
quotato sul Sedex di Borsa Italiana, emittente Fontobel. Questo è uno di quei certificati che ho sovrappesato fin dal primo ingresso, proprio perché ritengo che sia un certificato tranquillissimo su cui investire in un momento di incertezza come quello attuale. Vi ringrazio per aver partecipato al webinar. Come sempre, se ci dovessero essere domande, potete commentare il webinar su YouTube o scrivere sul nostro gruppo Facebook o inviarci una mail su info@freefinance.biz. Vi ricordo che vi potete unire gratuitamente al canale Telegram Free Finance Pro. Se avete ovviamente dei suggerimenti su come migliorarlo, fatecelo sapere. E vi ricordo anche che il canale Telegram Free Finance Pro è disponibile anche all'interno dell'app Free Finance, sia su Apple Store che sul Google Play Store. Grazie a tutti e buona giornata.